26 aprile 1986, scoppia la centrale nucleare di Chernobyl, in Ucraina. Dilaga il caos, i centri vicini sono costretti ad un'immediata evacuazione. Si rischia la pelle. Un'epidemia infantile di tumore alla tiroide colpisce la popolazione e i danni economici sono incalcolabili. E anche in Italia si avverte subito il pericolo. Così, con il referendum del 1987, il nostro paese divorzia definitivamente dall'atomo. Il no per il nucleare è unanime in tutta Italia. Oggi, però, sono passati più di 30 anni. Il no è ancora così unanime? O la situazione è leggermente cambiata? Il nucleare serve oppure bisogna abbandonarlo a priori? Scopriamolo. Prima di scoprire però ciò che è avvenuto dopo il referendum dell'87, vi invito a iscrivervi ed attivare la campanellina degli avvisi per rimanere sempre aggiornati con i miei video. Per rispondere in breve, dopo il referendum dell'87 non è cambiato in Italia assolutamente nulla che aveva a che fare con il nucleare, quindi con questo tema delicato. L'energia nucleare è rimasta un tabù e le centrali nucleari in Italia sono rimaste pari a zero. Non dobbiamo però trascurare dei fattori di attualità che molto probabilmente stanno portando un cambiamento per quanto riguarda tale tema. Possiamo annoverare tra questi fattori due punti focali principali. Il primo è quello dell'energia nucleare di quarta generazione, che comunque continuerà ad utilizzare molto uranio e plutonio per la produzione di energia, ma utilizzerà anche altri materiali. Questo tipo di energia è molto interessante perché si impegna nel cercare di ridurre al minimo tutte le scorie nucleari prodotte e soprattutto per rendere l'energia nucleare più sicura. Le conseguenze dirette sarebbero prima di tutto quello di minimizzare l'utilizzo di prodotti naturali e in secondo luogo quello di ridurre i costi per la produzione di questo tipo di energia. Il secondo fattore che dobbiamo tenere in considerazione è quello che riguarda l'attuale situazione che stiamo vivendo oggi. Da un a livello climatico, dato che bisognerebbe cercare di ridurre le emissioni che sono fin troppo alte. Dall'altro lato, dovremmo cercare quindi di combattere la crisi economica che sta colpendo ovviamente il nostro paese, immagino tutti sappiate, soprattutto per quanto riguarda il tema dell'energia, relativo anche a tutto quello che sta avvenendo in Russia e in Ucraina. Tutti questi punti ci fanno riflettere e ci fanno riaprire la domanda fatidica: sì o no al nucleare in Italia? Per rispondere a questa domanda, prima di tutto voglio fare una manciata di premesse. Sappiate che per ogni cosa, come per questa del resto, ci saranno sia dei pro ma anche dei contro. In questo caso, i pro potrebbero essere quelli di rispondere a tutte le esigenze di cui vi ho appena parlato, mentre i contro potrebbero essere quelli dei rischi sempre presenti, relativi al nucleare, che nel peggiore dei casi potrebbero far avvenire qualcosa di disastroso, come è avvenuto anche a Chernobyl. E poi c'è da dire che i vari partiti presenti in Italia si sono espressi a tale tema per quanto riguarda le loro campagne elettorali per le prossime votazioni. In generale, la destra è favorevole alla reintroduzione del nucleare in Italia. Per citare alcuni dei partiti più importanti, ricordiamo tra tutti la Lega, che ha dichiaratamente detto di voler aprire una centrale nucleare a Milano. Forza Italia di Berlusconi dice di sì al nucleare di quarta generazione, mentre Fratelli d'Italia della Meloni dice di sì alle ricerche sul nucleare, anche se non si esprime apertamente su questo tema e non dice se effettivamente vuole o non vuole delle centrali nucleari in Italia. Contraria alla destra, ovviamente, è la sinistra. Anche qui ricordiamo alcuni dei partiti più importanti, come il PD di Enrico Letta, che si oppone alla costruzione di centrali nucleari in Italia, come del resto fanno anche i Verdi, che a loro volta, come un po' faceva anche la Meloni, dicono di sì alla ricerca sul nucleare, ma non sono d'accordo per quanto riguarda la costruzione di centrali nucleari in Italia. Concludiamo anche facendo un brevissimo cenno al Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, che seppur nel suo programma elettorale non si esprime in realtà per quanto riguarda il nucleare, si sa che è contro appunto questo tipo di centrali. Per questo video ho anche deciso di dirvi quello che io personalmente penso su questo tema tanto delicato. Anche se inizialmente mi schieravo dalla parte di chi a priori rinnegava il nucleare in Italia, penso che adesso io debba rivedere le mie scelte e le mie idee in chiave moderna in base a quello che sta succedendo. Intendo dire che è necessario, secondo me, rendersi conto di tutte le difficoltà che sta vivendo il nostro paese e in maniera molto più ampia potremmo dire di renderci conto delle difficoltà che sta vivendo tutto il mondo in generale. Penso quindi che il nucleare non sia da eliminare a priori, da scartare a priori, e soprattutto penso che se potessimo introdurre nel nostro paese dell'energia nucleare grazie a delle nuove
centrali, come quelle che promuovono il nucleare di quarta generazione, teoricamente più sicure, allora varrebbe almeno la pena rimettere sul piatto della bilancia il tema del nucleare e non considerarlo invece come un semplice tabù. Risolvere poi la crisi finanziaria che ormai in Italia stiamo vivendo da tempo immemore e che oggi si fa sentire più forte che mai, proprio per quanto riguarda anche il tema dell'energia, mi fa pensare che il nucleare, appunto, come vi dicevo prima, non sia da escludere e che potrebbe addirittura essere la giusta alternativa o addirittura la soluzione lì dove le energie, per esempio, rinnovabili nel nostro paese non riescono ad arrivare. Infatti, se alla fine della fiera siamo costretti ad attingere ad energia di altri paesi a noi vicini, non vedo perché non dovremmo cercare di ridurre questa tendenza cercando di essere più autosufficienti rispetto a quanto siamo ora. Il nucleare quindi secondo me può essere una soluzione. Ma con questo voglio dire che dobbiamo aprire centrali nucleari a tutto spiano? Assolutamente no, mi rendo pur sempre conto che il nucleare comporta degli altissimi rischi che devono essere portati quasi allo zero proprio grazie agli studi che gli scienziati stanno facendo e devono continuare a fare per garantire ai cittadini e alla popolazione la massima tutela possibile sotto questo aspetto. Ma quindi, nucleare sì o nucleare no? Beh, io vi ho detto quello che pensano i vari partiti, quello che penso io, e adesso nei commenti aspetto quello che pensate voi al riguardo. Io spero che questo video sia stato utile e che vi abbia fatto riflettere. Noi, come al solito, ci vediamo sabato prossimo. Ciao a tutti!